Baldinotti. Eh già, proprio come il Baldinotti, solo che il Baldinotti è una ciabatta, mentre la Caca è il più mago di tutti gli allenatori. Comunque il commendatore ha firmato. Signorina. Ricordiamoci, ragazzi, il mago dovete chiamarlo mister. Mi scusi, commendatore, io consiglierei professore. Professore? Perché professore? Beh, sa, è diplomato. Ma non dica stupidate, Ingrassetti, ci sa che un mago l'ha diplomato a Coverciano. Ma voi lo chiamerete mister. Allora faccia dire la parola completa. Scusa lei. Mistero, misterioso. Ingrassetti, ma si sente bene? Ho capito, vada. Non c'è un'uscita! Con permesso! Levatevi! Nello spogliatoio dell'arbitro! Sì. E professor? Non c'è! Non c'è! Professore! 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 Sono qua! Qua dove? Qua, qua! Qua! Là! Professore! 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 Mi sto concentrando! Non c'è tempo da perdere, apra! E allora esco subito! No, 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 resti dentro! Dentro, dentro! Che c'è? Dentro, dentro! Che intenzione ha? Nello spogliatoio dell'arbitro c'è una valigia, la prende, la porti qui, voli! Signor Ingrassetti? Sì, ecco. Aspetti qui. Io non ci capisco più niente. Lei non deve capire. Si spogli presto. Caraggio. Attento alla balla. Sì. Attento alla balla. Preoccupi. Attento alla balla. Ecco. Ecco. Presto, faccia sparire questa valigia. E io che resto qua. Adesso può uscire. In mutande. Ah già. Le vado a prendere i vestiti. Cosa aspetta, signorina? Vada. Commendatore. Signorina. Occupato. Siete al contrario. Mi scusi. Ma come si permette? E lei chi è? Il mago KK. Ah, lei. E cosa fa chi? Ma perché secondo lei i maghi non... Ah, sì, beh, sì, è giusto. Faccia presto, Sì. Oh, ma bene, ma bene. Ingrassetti è occupato. C'è il mister. E dopo ci sono io. Ah, certo. Cosa fa quel mister lì? La ciabatta purga. E faccia aggiustare quella porta. Quale porta? Questa. Le porte si aprono da di dentro. È libero. Ingrassetti. Ma come, lei sa tutto, prevede tutto, legge nella sfera. Ma a Milano, quando gli ho fatto il contratto, non ha letto nella sfera che mi occorreva un mago nel senso di allenatore. E lei il tempo di leggere me l'ha dato? No, mi ha detto firmi, firmi, e io ho fermato. E io ho combinato questo bel popo di guaio. Mi dispiace. Mi dica lei se questa non è sfortuna. Già. Riesco a trovare un fenomeno nel campo della magia. Magia. Che bestia che sono! Sì, ma non se ne vanti, non è tutto merito suo. Ma sì, è chiaro che lei sa tutto sul malocchio, sui sortileggi, sulle fatture. Non parliamo di fatture, sono il mio forte. Ma allora la cosa è semplice. Eh? Mi stia bene a sentire. Sì. Mi può preparare una mistura o qualcosa del genere in modo da trasformare i nostri giocatori in tanti campioni? Con il suo filtro avremo una squadra più forte della nazionale. Sì, avremo la nazionale col filtro. Ah, Zacchi. Abracadabra! Abracadabra! Frum frum frum! Frum frum frum! Pagalo! Vai!
squadra non perda più. Sì. Cosa dici? Comanda! Il tuo servo ti ascolta! Sì! Che dice, che dice? Sì! La danza! Pagalo! Pagalo! La nostra squadra non perde più! Frum, frum, frum! Pagalo! Pagalo! La nostra squadra non perde più! Frum, frum, frum! Pagalo! Pagalo! Balla pure tu! Pagalo! Vai, vai, vai! Pagalo! Pagalo! La nostra squadra non perde più! Frum, frum, frum! Pagalo! Pagalo! La nostra squadra non perde più! Frum, frum, frum! Pagalo! Pagalo! La nostra squadra non perde più! Frum, frum, frum! Basta! Se non mi spaventi gli spiriti! Ed ora dobbiamo invocare Belfagor! È necessario! Sì! Belfagor! 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 Fammi un favor! Belfagor! Sì! Dimmi! Cosa? Polvere nera! Pronto! Ecco! Sì! Ecco! Uranio! Che? Uranio! Ho dovuto comprarlo a borsa nera, non si trovava. Neanche... Avaro! Dimmi, il bicarbonato! Sì. Fai presto! Ma a che serve? Per spezzare l'acidità! Belfagor! Fai tu! Che è successo? È scoppiato! No, ha digerito! Ah, comprendo! Allora è pronto! Certo! Ora bisogna farlo raffreddare! Ah, lo mettiamo in un frigorifero! Pazzo! Assassino! Cosa credi che sia un budino di cioccolata? Ha bisogno di raffreddamento naturale! E dove lo portiamo? Dentro l'Etna! Ma lì c'è il fuoco! Non importa! E poi per tre notti bisogna mescolarlo! Per tre notti consecutive? No! Intervallate! Ah. Ogni 29 febbraio. Ma il 29 febbraio viene ogni 4 anni. E che me frega? E che l'ho fatto io il calendario? E tu saresti un mago? Certo che lo sono. Belfagor? Sì. Bacalo? Bacalo. Fro, 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 ma vai! Ed ora una domandina facile, facile. Qual è quel giocatore che può avere 3 compiti diversi? Punta, mezza punta, copertura e spola. Sono 4. Re, copertura e spola è tutt'uno. E allora qual è? Di quante lettere? Dai, non scherzare, basta riflettere un po'. Dunque, chi è che fa la punta? Il tempera lapis. No, la punta la fa la mezzala. La mezzadra. No, la mezzaluna. La mezzanotte. La mezzala bestia. E ci va. Chi? La mezzala bestia. No, la bestia sei te. Io? Te. Il mago. Il mago! Sì, sono il mago, mago! Diplomato in astrofisico chiaroveggenza e in chiarocartomanzia, autorizzato dalla questura. Tu mi hai fatto firmare il contratto come mago, e se ora il commenda mi licenzia, mi deve pagare il contratto per intero, e mi deve dare anche tutta la liquidazione. A me invece mi liquida a calci nel sedere e mi fa pagare tutti i tuoi danni. Non me ne importa niente. Perciò ti costringerò a impadronirti della materia. Dovrai fare come ho fatto io, che ho passato notti insonni su queste libbre. Guarda, i campioni vi insegnano il calcio. Oh, oh. Mario Corso vi insegna il calcio. Oh, oh. Persino Rocco. Fammi vedere. Che cerchi? I suoi fratelli. Rocco l'allenatore che ci insegna a giocare a calcio. Ma allora tu conosci la materia? Certo che la conosco. E beh? Per erudire te mi sono fatto una cultura calcistica io. E tu non mi erudire. Se sai quello che devo fare, perché non me lo dici? E tu lo faresti? Se è per farti un piacere. Oh. Per incominciare, domattina porterai i ragazzi a ossigenarsi. Ecco, così mi sembra che va bene. Facciamo pure la messa in piega. No, solo ossigenare. Me li faccia tutti come questo. Ah, sì, se sì. Se ne dice, Baldinotti. Ma mi non so, mi l'ho sempre giocato nel Portogruaro e in Serie C questi sistemi, diciamo, un po' frivoli non si usavano. Male, Baldinotti, male. Ecco, un tocco in più, degenere vera. E pensare che non l'hanno fatto giocare col Brasile. Hanno fatto benissimo. Ma lei che è d'accordo con Valcareggi? Certo, se incominciamo a far giocare gli scrittori, poi vorranno giocare gli attori, gli uomini politici. Dalia, come finisce? Mare per malissimo. Rosario, tocca a te. Ah, io sono il capitano. Mission Colonel, obedisco. Prego, si sieda, prego. Fermo!
Baldinotti, che cosa fa qui tutta la squadra? Perché non è ad allenarsi? Ordine del mago, signor. E i giocatori devono farsi tutti biondi e esce un sistema suo. Come al solito lei, Baldinotti, non ha capito niente. Il mago non intendeva tutta la squadra, intendeva solo il portiere. Siccome il portiere non ha la maglietta gialla, per distinguersi dai suoi compagni si fa i capelli biondi. Non è così, mister? Certo che è così. Baldinotti, lei non ha capito niente. Ma quello non sei il portiere. Non sei il portiere, e chi sei? Sei lo stopper. E va bene, da domani giocherai in porta. E trattandosi di un incontro in trasferta molto impegnativo. Sì, certo, è una richiesta del mago. Appunto, così potrà tenere sott'occhio tutta la squadra. Lei mi autorizza ad autorizzare, commendatore? No, signorina, grazie, non raddoppio. Va bene, commendatore, la terrò informata, o segui. È fatta, si va in ritiro. Oh, bene, così potrà tenere tutta la squadra sott'occhio. Che c'entra la squadra? È il mago che devo tenere sott'occhio. Lo obbligherò ad adottare i miei sistemi di allenamento, le mie impostazioni tattiche, e domenica vinceremo sicuramente. Se ho capito bene, questo ritiro si fa in un posto ritirato. Ritiratissimo, lontano dalle distrazioni e dalle tentazioni. Senza donne e senza cibo. Nemmeno a pensarci. Il bar c'è. Ah, no, il bar non c'è. Ma si potrà avere un cappuccino? Ah, cappuccini quanti ne vuoi? È stato scelto per il vostro ritiro un convento. Qui potrete fare, oltre gli esercizi fisici, quelli spirituali. E domenica scenderete in campo temprati nel corpo e nell'anima. Dico bene, mister? No. Dici male. Malissimo. Fatevi bene in testa che il mago sono io e lo faccio a modo mio. Dico a te, Ingrassetti. E tanto per incominciare, il ritiro lo scelgo io. C'è una cosa seria, ricordatelo ragazzi, pochi passaggi ma buoni, libertà. Va bene, va bene. Studieremo l'avversario. L'occhiato a due avversari, due cenciavanti bionde e in bikini. Bonjour. Si vous voulez vous défendre de papagalli, je peux vous apprendre une méthode. If you want to defend yourself against papagalli, I can teach you a method. Poliglotta lei? Sa anche lo svedese? No, no, questo no. Peccato, Gretel. Non ci puoi insegnare il metodo per difenderti dai pappagalli? Scintilla! Ho agganciato due svedesine che sono la fine del mondo. E dai, andiamo, sono due. Ma perché? Questa la botte? Cammello! Cammello, due svedesi. Francesi sono, ne vuoi una? Sono meglio le mie, cammello. Piano, soffro il congiopelo. Baldinotti! Beh, vadi, vadi, come l'ho detto. Non ci vadi. Dunque, quanto c'è la...